Buonasera, bentrovati per questo appuntamento. Apriamo questa, diciamo, cosiddetta prima settimana di febbraio, è il 3 febbraio. A Catania cominciano i festeggiamenti di Sant'Agata, che magari di riflesso condizionano anche tutto l'andazzo della provincia di Catania per diversi versi facilmente comprensibili. Allora, stasera state con noi, il piatto è notevolmente ricco, il piatto della trasmissione, diciamo, ecco. Tra gli altri avremo ospite il sottosegretario dell'agricoltura, facente funzione di ministro per l'agricoltura dopo le dimissioni di Girolamo, ecco, l'onorevole Giuseppe Castiglione. E andiamo ad aprire subito con la politica. Eravamo sollecitati questa sera a puntualizzare meglio il concetto di cui ci siamo occupati la scorsa settimana in merito scaturito, diciamo, dalla querelle che in questo momento sta vivendo Caltagirone intorno al problema della piscina. Il presidente Andrea Mezzogiorno aveva citato, senza fare nomi ovviamente, gli ex sindaci, ecco, chiamandoli in causa perché assumessero posizione in questo particolare momento. Io poi sono intervenuto probabilmente. Stavo un po' di confusione, ho precisato che l'appello e le puntualizzazioni che io avevo fatto, anzi le stigmatizzazioni che io avevo fatto, si riferivano a due ex sindaci, o se vogliamo essere proprio larghi, a tre, un ex deputato nazionale che sulle pagine del quotidiano catanese ebbe modo di appoggiare e di condividere la scelta del buonanima di perseguire la strada del dissesto del comune di Caltagirone. Anche altri due, ovviamente, uno rappresentato da un gruppo in consiglio comunale, almeno fino a ieri erano tre, adesso mi pare che c'è un gruppone degli autonomisti, con questo ex sindaco, ex deputato e compagnia, e un altro che è stato un protagonista anche della campagna elettorale del processo politico che ha visto l'elezione del Buonanima nella campagna elettorale, che tra l'altro ha fatto eleggere con grande dispendio di nepotismo un suo rappresentante familiare in seno al Consiglio Comunale. E questi due ancora sostengono non solo il progetto iniziale, ma sostengono anche la linea e la condotta di questa amministrazione in questo lasso di tempo. Vorrei dilungarmi su questo perché ho sentito discussioni certamente un po' sgradevoli, ma bisogna avere la coscienza e la consapevolezza, siccome siamo tutti grandi e maturi e sappiamo perfettamente come vanno le cose le sappiamo chiamare per nome e per cognome. Alle spalle della città di Caltagirone, oggi, per come è ridotta la città ed è sotto gli occhi di tutti a questo punto, non è più sotto gli occhi attenti di Pino Cascino che può avere pregiudizi. No, adesso è un discorso che accomuna un po' tutti quanti e tutti ne toccano con mano le difficoltà di una città che ormai è allo sbando, che non ha assolutamente prospettiva, non ha futuro, non ha più cosa pensare, diciamo. Ecco, è una città ormai che abbiamo i New Jersey fermi in mezzo alle strade per dissuaderci e per indicarci che ci sono degli smottamenti, vedi circonvallazione, via infermeria e tanti altri, diciamo, ecco, ma queste sono alcune cose. La Dasti che non piglia quattrini non so da quanti mesi, la discarica dove si conferiscono i rifiuti non so da quanti mesi, praticamente pare che da un momento all'altro ci sia il blocco e quindi il dover ritornare questa città a qualche mese fa, non molto lontano ovviamente, quando eravamo sommersi da montagne di rifiuti con annessi ingenti di cassonetti e quant'altro. Le difficoltà appunto dei servizi sociali che non riescono a soddisfare il minimo che dovrebbero garantire alle persone meno abbienti, alle famiglie meno abbienti che sono prioritarie. Ho sempre detto che quelle sono le cose prioritarie per due ordini di ragioni. Uno per una questione di etica, perché la gente che ha bisogno del 200 euro, 300 euro al mese vuol dire che ne ha necessità per definizione, per mantenere una famiglia, dignitosamente quantomeno il minimo.
per quello che può essere ovviamente il dignitoso con queste cifre oggi, e secondo perché indubbiamente se non si assecondano, poi non ci dobbiamo meravigliare se accadono fatti delittuosi, diciamo, in città. Ecco, io ho sempre sostenuto che quella è una categoria che va tutelata, va salvaguardata prima di tutto, prima di qualsiasi altra cosa, prima degli stipendi. Perché quello significa praticamente mantenere, ma questa è la logica ovviamente di chi amministra e quindi ognuno decide cosa fare. Ecco, la situazione è sotto gli occhi di tutti oggi. Quindi, per tornare al discorso di prima, certi personaggi che hanno fatto la storia della nostra città, in particolare che hanno ricoperto ruoli da primo cittadino e che oggi hanno assecondato non solo il progetto, ma assecondano oggi anche questo disastro. È chiaro che è giusto chiamarli in causa, corresponsabili, perché sono corresponsabili del disastro che oggi la città di Caltagirone sta vivendo. Questi ex sindaci, non faccio i nomi per opera di carità, ma non è difficile intuire, perché ancora sono comprotagonisti, diciamo, si sforzano di essere protagonisti e di determinare le scelte che vengono fatte da questa amministrazione o disamministrazione. E quindi, voglio dire, questi sono corresponsabili come il loro primo cittadino, come il primo cittadino che hanno fatto eleggere 2 anni fa, alla stessa stregua dei consiglieri comunali che a entra ed esci con la porta girevole sostengono sempre i provvedimenti importanti, dal dissesto all'approvazione del bilancio di assestamento del 2012-2013, ecco, avvalorano, avvallano questi atti che indubbiamente sono ormai acclarati essere fuori legge, fatti con i piedi. Infatti non per niente i revisori dei conti, i dirigenti che si sono dimessi hanno trasmesso tutte le carte alla Procura della Repubblica. Non ultimo appunto i 3 commissari del dissesto che appunto hanno fatto rilevare che il bilancio, per la parte che gli compete, ovviamente non è assolutamente assestato. Quindi, voglio dire, stiamo camminando al buio, a tendoni, non si sa dove questa città andrà a parare, dove andrà a sbattere. Vediamo soltanto la quotidianità che ormai è ridotta al nulla, al nulla. L'unica cosa certa è che il primus, il sindaco e gli assessori, certamente i loro emolumenti mensili gli maturano, non li pigliano ora, li piglieranno poi quando ci sarà la possibilità, ma immaginarsi, gente che non ha bisogno dell'immediatezza, quindi può aspettare. Ma intanto si accumulano questi crediti nei confronti del comune, perché più stanno là, più maturano appunto questi crediti e più la città va a fondo. E questo è il danno più grosso, se riuscite ad appalesarvi nella mente questo concetto. C'è una città avuta da amministratori che l'hanno portata al disastro, continua a stare là consapevolmente di non poter e di non saper fare niente e di non avere gli strumenti per agire, ciononostante restano là, continuano a percepire i crediti nei confronti del comune, perché ogni mese chi 2.000, chi 4.000 e qualcosa, il primo cittadino, chi 1.700, 1.800 gli assessori, o il vice sindaco con altri emoluenti e il presidente del consiglio, stanno ancora là. La città paga anche loro, anche se dovrà pagarli. Però sono crediti che avanzeranno dal comune di Caltagirone, dalla città di Caltagirone, per essere disamministrata. Questo è il concetto. E questi signori ex amministratori che hanno amministrato la città negli anni 80 e 90 e negli anni 70, aggiungo, sono corresponsabili, non solo perché hanno sposato inizialmente il progetto politico, quello può essere, uno può anche sbagliare. Il problema è che questi continuano a sostenere e a perseverare e tutelare questa siffatta situazione. Perché se lo fa un deputato che è fuori dall'ambito cittadino, che non conosce la città di Caltagirone, se non perché c'è vicino, ci lavora, ci ha lavorato e quant'altro,
Quello fa scelte politiche e la politica a volte ha una buona dose di cinismo e quindi finisce là. Per cui c'è poco da pigliare, anzi c'è l'onestà di dire che anche se politicamente non lo sta aiutando in questo momento, ma è chiaro che quello si fa i conti 2 più 2 fa 4 e finisce là. Ma persone che hanno amministrato, che hanno avuto l'onore di rappresentare questa città, di sedere nella poltrona dove è stato seduto il prosindaco Luigi Sturzo, voglio dire, ma non si vergognano ancora a tenere il pannolino caldo a questa amministrazione? Ma non si vergognano? Ma che cosa devono chiedere ancora più alla politica dopo tutto quello che hanno chiesto? Hanno spremuto tutto e ancora fino all'ultima goccia devono ancora succhiarcela. L'ultima goccia, ovviamente. Ma è normale questo? Questo è scandaloso. Questo è riprovevole. E su questo state tranquilli che saranno additati storicamente. Perché non si può ricordare l'ottima amministrazione degli anni 80 o del periodo degli anni 90 o degli anni 70. Quello è un periodo. Oggi si sono macchiati di un'infamità nei confronti di questa città e dei loro cittadini. Stanno continuando a sostenere, stanno continuando a dare ossigeno, stanno continuando a permettere a questa specie di amministrazione che ha messo in ginocchio la città a continuare a stare fermi là. Pubblicamente dovrebbero avere il coraggio di fare il mea culpa per aver indotto i cittadini a votare questo progetto politico. Si può sbagliare, si può sbagliare. Però il perseverare è quello che non si capisce. Il perseverare è diabolico e ci troviamo davanti a personaggi diabolici. Benvenuto a Paolo Crispino. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Scusami, Grazie a voi. questa non era messa in conto, naturalmente, ma va bene. Paolo Crispino, complimenti intanto perché sabato è stato rieletto segretario all'unanimità, era il candidato unico, tra l'altro, del Partito Democratico, dall'assemblea di circolo, appunto, riunitasi a Caltagirone per eleggere gli organi del Partito Democratico di Caltagirone. Come è maturata questa unità di intenti da parte di tutto il circolo? Come si è arrivati a una sola candidatura? Io ricordo tempo fa, quando la prima volta sei stato Sì, eletto, c'erano due candidati, a diciamo, ecco. dicembre del Benissimo, 2012 i perfetto. candidati, diciamo, Ecco, alla raccontaci un fine, po' com'è andata. subito dopo le dimissioni Sì. del segretario di circolo Gaetano Cardi, mi fu affidato il compito di gestire una fase di transizione che portasse il partito e il nostro circolo al congresso per il rinnovo degli organismi. E a dicembre del 2012 fui candidato alla segreteria di circolo. Eravamo in due candidati, io diciamo un altro iscritto, l'avvocato Fiorito, e in quel caso fui eletto io con circa 170 voti. Dopo un anno, ovviamente, come sapete, noi abbiamo rinnovato gli organismi a tutti i livelli, sia di circolo in questo caso, ma stiamo rinnovando quelli provinciali e regionali. Abbiamo già eletto la segreteria nazionale. E anche noi siamo stati chiamati quindi a dover celebrare nuovamente il congresso. Questa volta, a differenza dell'anno scorso, siamo arrivati con una candidatura unitaria, appunto la mia, cosa che chiaramente mi soddisfa personalmente, Gratifica, ma che certo. chiaramente credo sia un vantaggio, un pregio e un onore per tutto il partito, perché ha dimostrato chiaramente in questo anno di saper ricompattarsi, di saper ricominciare a discutere, seppur ognuno chiaramente secondo le proprie opinioni. All'interno del partito è chiaro che non esiste un'unica voce, non può esistere una sola voce, ma un partito come il nostro, che anche nel nostro circolo ha 330 iscritti più o meno, è chiaro che c'è anche un dibattito, una dialettica interna, ed è giusto e normale che ci sia. Però il fatto di arrivare a una candidatura unitaria con una lista per la direzione di circolo a mio sostegno, dimostra che il partito a Caltagirone diciamo, ha saputo lavorare in questo anno. Probabilmente, lo dico con molta serenità e molta franchezza, ricostruire quest'unità ci è costato qualcosa in termini di propositività in città. Probabilmente sì, però
anche perché siamo stati molto impegnati sulla battaglia del dissesto, sulle elezioni politiche, poi le regionali, le politiche, poi le primarie ai primi di dicembre, quindi abbiamo avuto purtroppo poco tempo per fare quello che in realtà ci interessa di più. Nella mia relazione, nel mio documento programmatico che dovrebbe, diciamo, portare la segreteria di questo partito alle prossime elezioni amministrative, se si dovessero celebrare fra 3 anni, salvo chiaramente imprevisti, nuove primarie e così via, o salvo imprevisti di eventuali dimissioni del sindaco, cosa che noi ovviamente ci auguriamo. Io quello che più sta a cuore a me e a tutti i dirigenti del partito e agli iscritti è quello di riuscire a allacciare nuovamente un rapporto diretto con i nostri cittadini e con la nostra città, mettendo in campo nel frattempo chiaramente una netta opposizione all'amministrazione Bonanno, di cui non siamo assolutamente soddisfatti e non, credo che non sia soddisfatta la città e l'amministrazione attuale, però non facendo semplicemente un'opposizione così, diciamo, netta, senza alcuna proposta. Da oggi noi quello che vogliamo fare è fare un'opposizione netta e fare le denunce dovute, denunce politiche ovviamente, sulle inefficienze di questa amministrazione, ma soprattutto cercare di proporre alternative, per la città, per i problemi dei cittadini che in questo momento l'amministrazione non riesce assolutamente a dare. Ecco, dovremmo un po' cercare di sostituirci, diciamo, all'amministrazione nelle proposte e nella programmazione, cercando di creare una rete in città con le associazioni, con la società civile e con tutti quanti vogliono che la città di Caltagirone finalmente ricominci a riemergere, perché siamo sprofondati, credo, in una situazione veramente drammatica in cui la politica, le istituzioni non riescono a dare più quello che dovrebbero e a garantire, diciamo, i servizi minimi essenziali, lo dicevi tu prima, con molta passione, così Ti chiedo come... scusa, No, ma no, 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 assolutamente, ci mancherebbe. È una tua posizione, la rispetto, e chiaramente in parte la condivido, anzi la condivido totalmente. Quindi, come dicevo, purtroppo ci siamo dedicati più a ricompattare il partito, ma questo non perché ci siamo disinteressati della città, ma perché credo che un partito come il nostro può essere utile e sarà utile alla città solo se riuscirà ad essere unito e riesce ad essere unito. Perché le divisioni interne, Caltagirone, non dico solo a Caltagirone, ma in generale anche a livello nazionale, a livello regionale, ci hanno sempre penalizzato, non hanno mai aiutato la nostra causa e soprattutto non aiutano poi a risolvere i problemi che i cittadini e gli elettori quotidianamente hanno. Per cui, ripeto, la grande soddisfazione è di essere riusciti insieme, perché chiaramente non è un lavoro che ho fatto da solo, è un lavoro che ho fatto con la mia segreteria, è un lavoro che ho fatto con la direzione di circolo. Siamo riusciti a fare un ragionamento politico complessivo, un ragionamento politico insieme. La lista che compone la direzione di circolo eletta appunto l'altro ieri è una lista che tiene conto di tutte le posizioni, tutte le anime, come si vogliono chiamare, che ci sono all'interno del Partito Democratico, che comunque hanno un minimo comune denominatore che è quello, ripeto, del ripartire in città e dare la possibilità alla nostra città appunto di ripartire e cercare di stare più vicini ai cittadini di quanto invece spesso magari la politica faccia, cosa che noi per fortuna abbiamo sempre fatto, siamo sempre stati, forse siamo anche, mi permetto di dire, non per eccesso di presunzione, ma credo oggettivamente che siamo l'unico partito presente in città, a parte Sinistra Ecologia e Libertà, per esempio, ha un circolo, insomma, che anche ha attuato delle un suo iniziative. dinamismo politico, Sì. partitico, Per diciamo. il resto non mi pare che questa città veda presente dei circoli di altri partiti, soprattutto nel centrodestra. Comitati. Per primo il sindaco, che si è dichiarato essere un sindaco, diciamo, della società civile, cosa che non mi pare assolutamente, visto le dinamiche della sua elezione, visto chi lo ha sostenuto, ma anche lì chi sosteneva il sindaco, ci sono gruppi consiliari che si fanno e spariscono in consiglio comunale ogni mese, ogni 2 mesi. Noi per fortuna abbiamo una nostra struttura, siamo qui, siamo radicati in città, abbiamo una sede e cerchiamo di fare anche delle iniziative e credo che di questo la città ne debba dare atto. Dall'altra parte purtroppo non vedo il nulla, non ho mai visto un consigliere comunale dividere un volantino, non ho mai visto
un consigliere comunale partecipare a un congresso, non ho mai visto una forza politica in città celebrare congressi. Ecco, credo che uno dei principali nostri pregi sia appunto quello di continuare a essere presenti in città, con i nostri organismi, con le nostre iniziative. L'altra volta, quando l'ultima volta sono stato qui, parlavamo dell'iniziativa che abbiamo svolto il 19 gennaio in occasione dell'appello ai liberi e forti di Luigi Sturzo, che ha visto qui la presenza di Gianni Cuperlo. Questa è dimostrazione che, a differenza di quanti, molti, di quanti hanno pensato magari che qui il Partito Democratico, non ci fosse più, in realtà non è così, perché la presenza del presidente del partito, poi si è dimesso, Certo. diciamo, dopo qualche giorno, ma comunque allora era il presidente e resta comunque un esponente di spicco del Partito Democratico a livello nazionale, Comunque, per lui non è dimostra. la qualità di presidente del Partito Era presidente Nazionale. del partito comunque e in ogni caso era lo sfidante di Matteo Renzi alla segreteria nazionale, quindi parliamo di personaggi chiaramente di una certa importanza che riconoscono a questo circolo. Uno spessore culturale, politico, che forse, nel comprensorio in pochi anni, vuoi anche perché giustamente Caltagirone per noi è e dovrebbe restare il comune capofila del comprensorio, purtroppo è una cosa che lentamente sta svanendo, ma ripeto, la nostra azione politica sarà da oggi incentrata per far sì che Caltagirone ridiventi, di nuovo leader nel territorio. Allora, è stato eletto assieme a te anche la direzione del partito, no? I 50 Sì. elementi, la direzione del partito, e in più sono stati eletti i rappresentanti per l'assemblea provinciale e i delegati Sì, abbiamo votato, per diciamo, il segretario il convegno provinciale. Sì, regionale, abbiamo votato il regionale. segretario provinciale, appunto di Catania e l'assemblea provinciale, anche i delegati che parteciperanno alla convenzione regionale per selezionare i tre candidati che poi La parteciperanno segreteria regionale, alle diciamo, no? primarie aperte che ci saranno, lo ricordo, ne approfitto per ricordarle ai cittadini, si voterà con primarie aperte a tutti gli elettori del Partito Democratico e del Il 16. centro-sinistra domenica 16 febbraio. Benissimo. Diciamo che la partecipazione, è stata ovviamente, non altissima, ma perché purtroppo sabato il Certo. maltempo ha imperversato per l'intera Brutto, giornata, è brutto. stata veramente, una bruttissima giornata dal punto di vista meteorologico. Però più del 50% dei nostri iscritti si sono recati a Palazzo Re Burdone Quindi per oltre 150, mi pare, 172 per no? l'esattezza, io sono stato eletto con 164 voti, quindi questo dimostra che nonostante, insomma, il maltempo, appunto, i nostri iscritti hanno voluto dare il loro contributo. C'è stata anche una fase di dibattito, soprattutto nel pomeriggio, con una decina di interventi, quindi ripeto, nonostante il maltempo, insomma, possiamo ritenerci soddisfatti, diciamo, di come sono andate le votazioni e anche il dibattito. Va bene, che aggiungere altro? Niente, un po' le linee programmate le hai già, rappresentate. Io mi faccio latore soltanto di alcune istanze che sento in giro, diciamo. Ecco, il Partito Democratico, come tu hai detto, è il partito più grosso, l'unico che ha una conformazione di partito, diciamo. Ecco. Questo partito è quasi assente nell'opposizione plateale in città a Caltagirone. Questo mi è stato ravvisato più volte. Come mai? Fate più, relegate tutta l'opposizione solo e esclusivamente al gruppo consiliare, che ovviamente è di opposizione. Ma nella città il coinvolgere, il manifestare, ecco, si è assenti. E quando l'avete fatto tramite i sindacati o qualche altra associazione di categoria. No, a parte noi non abbiamo fatto tramite i sindacati e l'associazione di categoria, credo tu ti riferisca forse alle manifestazioni Certo. contro il dissesto, quelle erano manifestazioni organizzate da associazioni di categoria e sindacati, forse qualcuno, voleva farli passare, e strumentalizzarli. Noi abbiamo dato il nostro appoggio e il nostro contributo partecipando in piazza, ma senza alcuna bandiera, senza alcun simbolo di partito, perché non era corretto, perché era proprio organizzato dagli operatori economici della città e dei sindacati. L'ho detto prima, chiaramente l'opposizione che noi stiamo cercando, che abbiamo cercato di fare in questo anno e mezzo in Consiglio Comunale è stata un'opposizione dura e molto complicata. A tratti la situazione, come ho detto spesso, si è rivelata imbarazzante per la situazione che le nostre istituzioni vivono, un'assoluta incapacità
di chi è chiamato a gestire appunto i lavori del Consiglio Comunale, di chi è chiamato a gestire l'amministrazione comunale, che non ci consente neanche poi di fare bene il nostro lavoro. E come dicevo prima, probabilmente la nostra azione in città, è vero, è stata un po' limitata. Ma purtroppo da 13-14 mesi a questa parte io non mi ricordo un attimo di tregua tra elezioni regionali, elezioni politiche, primarie per le elezioni politiche, primarie per le parlamentarie, le primarie per il segretario Certo. nazionale, la battaglia sul dissesto. Lì abbiamo fatto una battaglia che credo sia stata una battaglia importante perché mi ricordo sedute di consiglio comunale a cui hanno partecipato parecchie centinaia di cittadini che non Come si erano mai visti e che io non ho più visto no? dopo. Che non c'erano, Nel questo è nostro chiaro. piccolo abbiamo cercato di fronteggiare su ogni questione che ha riguardato la nostra città, non ultima la piscina comunale, per esempio. Avremmo potuto fare una manifestazione, un comunicato stampa polemico contro l'amministrazione, perché è chiaro che anche quello che succede alla piscina comunale è frutto del dissesto e noi lo avevamo detto. Guardate che gli Gli effetti del stipendi ai dissesto, comunali che non sono stati pagati esatto, ancora queste oggi, che sono, 3 febbraio. benissimo, queste noi avevamo detto sarebbero stati gli effetti del dissesto non immediati, ma chiaramente E si sarebbero visti e più si peggio va sarà. avanti, peggio sarà. Avremmo potuto fare un comunicato stampa sulla piscina di questo tenore. Abbiamo invece preferito, ripeto, e la nostra linea è questa, non fare sconti all'amministrazione Bonanno da oggi in poi e denunceremo qualsiasi, ripeto, politicamente denunceremo qualsiasi Ma cosa anche giuridicamente. l'amministrazione mette. Se ci saranno i presupposti, Ma mi pare che. noi preferiamo fare la politica, diciamo, in piazza e nelle aule consiliari, dove è giusto che si faccia, non nelle aule di tribunale. Poi è Beh, se chiaro ci hanno che pensato il revisore dei conti e i dirigenti comunali a trasmettere gli quello. incartamenti alla Procura della Repubblica, a maggior ragione i Aspetteremo. partiti, l'opposizione dovrebbe agire in Noi, questo infatti, senso. aspetteremo Voglio dire, assolutamente. quelli Sì, sono no, organi questo tecnici, senza diciamo, ombra di giusto? dubbio. Loro hanno E anche se l'ha fatto l'obbligo. l'organo tecnico, immaginarsi quello Sì, politico. questo senza dubbio. Però, ripeto, anche sulla piscina comunale noi abbiamo fatto una proposta per cercare di aiutare non tanto l'amministrazione Bonanno, ma Ma per intanto cercare. aspettiamo questi Abbiamo ormai proposto ridotti un 10 tavolo giorni, tecnico cosa succede con la perché. piscina comunale? Vediamo un po'. Speriamo che la situazione si trovi, ripeto, a noi Certo. politicamente converrebbe che invece vada tutto a Tutto carte e pronto. E 48, invece ma no, ovviamente non ce lo ovviamente possiamo no, augurare e, non ce lo auguriamo non lo nessuno. permetteremo che sia così. Per quanto nelle nostre Ok. possibilità cercheremo di proporre delle soluzioni e di dare sostegno a chi in questo momento ha difficoltà. Tante cose sono state fatte, ripeto, poi probabilmente il nostro errore è quello di essere sempre, di non voler mettere il cappello su tutto. Però ci sono state vicende di cui ci siamo occupati, su nostra sollecitazione il Consiglio Comunale, poi all'unanimità, per fortuna in maniera compatta, ha sostenuto una mozione contro l'accorpamento del liceo artistico all'Istituto di Certo. Militello. Sono quelle piccole cose che noi magari preferiamo non sbandierare, perché non è giusto su alcune cose. Ma no, perché ci sono cose molto più grandi. Sì, Questo. cose molto più grandi ci sono, poi ripeto, le ultime notizie non ci lasciano tranquilli, l'ultima Assolutamente nota della commissione di cui parlavi tu, della commissione liquidatrice del no. È dissesto, chiaro. anche lì. Cioè, praticamente ha vanificato tutto il bilancio che è stato esitato il 23 Non so, a dicembre. parte aver vanificato perché 4 milioni di euro non sono un Appunto. centesimo, e inoltre poi lascia basiti soprattutto la superficialità con cui si affrontano le questioni, perché quando una commissione liquidatrice ti scrive in una nota che mancava persino la firma del rappresentante dell'ente, cioè il sindaco, questo lascia perplessi, lascia molto perplessi. E anche lì, in consiglio, io per primo, ma anche i colleghi del centro-sinistra, avevamo ribadito, guardate che queste poste in bilancio non dovete inserirle, e comunque dov'è la documentazione cartacea che Certo. dimostra che avete pagato questi crediti, a che anni si riferiscono? C'è stato un silenzio tombale e purtroppo, Niente. ripeto, con la complicità e il sostegno di sostanzialmente la maggioranza del Consiglio Sai Comunale. Paolo, ti lascio con una battuta per ridere. Dopo questa esperienza che la città vede con un sindaco per quello che fa, voglio dire, l'ultimo dei cittadini di Caltagirone, io, sono atto e potrei scommettermi a fare il sindaco. Prima ritenevo di non essere adeguato, di non avere la capacità, ma dopo questa situazione, l'ultimo cittadino di Caltagirone, io, potrei andare a fare il sindaco. Grazie, in bocca al lupo, buon Grazie a voi. lavoro, buon lavoro, avremo occasione di rivederci anche Sicuramente sì. per le primarie per il segretario regionale. Va bene, ci vediamo. Grazie. Pausa, grazie. Allora, andiamo con una pausa pubblicitaria, subito dopo state con noi, abbiamo l'onorevole Giuseppe Castiglione, sottosegretario del governo Letta all'agricoltura, subito dopo il microfono passa Enzo Nicoletti con il dottor Gaetano Cammarata.
E quindi ritorniamo poi in diretta con un altro ospite per parlare di qualcosa più leggero. Ci vediamo dopo.